Gli auguri del segretario generale Walter Mazzetti. Media e comunicazione di FSP Polizia crescono ancora sul web. Scorrimento graduatorie esterne ed interne per restituire equità e dare ossigeno agli organici. Telespettatrici e telespettatori di FSP News, bentornati, bentrovati alle amiche, alle amici, alle colleghe e ai colleghi. E tantissimi auguri di buone feste da parte nostra per un anno che non è stato un anno come tutti gli altri, per un anno che è stato segnato da tantissima sofferenza e da tantissimi stravolgimenti della nostra quotidianità. Per chi come poliziotto sa di dover rispondere alla paura con il coraggio, al pericolo con la preparazione, alla violenza con l'altruismo, alla fatica con la generosità, ma serve ancora di più. Per resistere allo smarrimento, nella lotta contro l'ignoto, serve come mai fare appello ai sentimenti più forti, quelli che con le loro radici profonde ci mantengono saldi nella bufera, quelli che con le loro luccichio sfavillante squarciano il buio, quelli che con la loro forza fanno sentire tutti stretti in un abbraccio, quelli che con il loro fuoco sacro riscaldano l'anima, sciolgono i dubbi, accarezzano il cuore. Quelli su cui abbiamo fondato la nostra federazione sindacale di polizia, quei sentimenti puntiamo ancora una volta per affrontare la nostra sfida e vincerla, per resistere e tirarci fuori dalle difficoltà, perché nei momenti più impegnativi che ciò che abbiamo dentro fa la differenza. È perché ci sono cose che nulla e nessuno potrà toglierci, neanche questo virus: amore, speranza, solidarietà, coesione, caparbietà. La nostra passione. Come dico e scrivo spesso, insieme siamo più forti. Oggi più che mai vincita l'unità, la vicinanza, la comprensione, il dialogo costruttivo, alla fiducia, alla resilienza. Oggi più che mai mi sento vicino a tutti voi e, mentre siamo obbligati a stare lontani, so con la forza delle nostre idee continua a unirci e ci conduce sicuri sulla nostra strada nell'interesse dei colleghi. A tutti voi i miei più sinceri auguri di buone feste, e a voi e alle vostre famiglie. Firmato Walter Mazzetti. La lettera che ho letto e sintetizzato è quella che il nostro segretario generale ha indirizzato a tutti, non solo i poliziotti, ma a tutti coloro i quali sono più vicini al nostro mondo e comprendono che la sicurezza è un bene fondamentale senza il quale null'altro può esistere all'interno della nostra società. Ancora auguri. Il successo di FSP Pulizia si misura anche con i numeri, la comunicazione chiara e trasparente del nostro sito internet, che ha visto un incremento di visitatori del più 53% solo nel 2019. Nell'ultimo biennio sono cresciuti dell'oltre 104% i visitatori che quotidianamente leggono le nostre notizie, la nostra comunicazione anche sui social, con crescite a tre cifre sia per la pagina Twitter che per Instagram, e oltre 800 nuovi
followers anche sulla nostra pagina Facebook, crescono settimanalmente anche gli iscritti al nostro canale YouTube. È la nostra comunicazione, la nostra vera pubblicità, perché non spendiamo un solo euro per utilizzare altri tipi di strumenti, e sarebbero veramente in pochi a poter dire di fare altrettanto. E quindi grazie a tutti voi che continuate a seguirci e a sostenerci in questa battaglia di trasparenza e di lealtà verso i poliziotti e verso i nostri iscritti. A C2790bis, ovvero sia il bilancio pluriennale dello Stato, potrebbe essere la volta buona in cui riusciamo con un colpo solo a porre fine a tutte le annose questioni legate ai ricorsi per lo scorrimento delle graduatorie, alle esclusioni ingiuste di talune categorie, come per esempio gli ex militari che sono rimaste fuori dai precedenti scorrimenti, e dare e ridare fiato agli organici della Polizia di Stato, che subiscono e subiranno anche nei prossimi 3-4 anni contrazioni importantissime a causa dei pensionamenti. Questo è l'auspicio che è stato indirizzato al capo della Polizia. Sfruttiamo per una volta il voto di fiducia che inevitabilmente sarà posto dal governo, visti i tempi e visto il nostro sistema parlamentare del bicameralismo perfetto. Sfruttiamolo e inseriamo un emendamento affinché si possa dare pace e giustizia ai tantissimi che l'attendono da fin troppo tempo. La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha reso nota la scorsa settimana che è stata rinnovata la convenzione con l'Istituto Banco BPM, l'ex Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, per l'anticipazione del trattamento di fine servizio da 50.000 fino a 1 milione di euro, beato chi ci arriva, con tasso agevolato dell'1%. La convenzione è sottoscrivibile e il materiale informativo è disponibile presso tutte le filiali dell'Istituto Banco BPM e ovviamente tramite il portale Doppia Vela. Alla riunione per la commissione per la funzionalità e la qualità del vestiario FSP Polizia è arrivata particolarmente preparata. Parliamo subito di una decisione che impatterà tutti i poliziotti, ovvero sia la sostituzione, indipendentemente dal grado di usura del passante che ha creato problemi di rottura in tutte le fondine, e la fornitura di ulteriori 40.000 fondine per i poliziotti. Altre questioni che riguardano il gilet tattico sia per i servizi di ordine pubblico che per i servizi ordinari saranno sottoposti rispettivamente al giudizio della Commissione per la qualità del vestiario e a una successiva fase di valutazione nella prossima riunione che si terrà presumibilmente verso il mese di marzo, per poter aderire anche alle ulteriori richieste, una delle quali proprio di FSB Polizia, ovvero sia la questione del giubbotto sotto camicia, ovvero sia dare una protezione individuale ai poliziotti che finalmente possono affrontare con maggiore sicurezza i teatri operativi e le quotidiane incombenze che hanno a che fare con il controllo del territorio, che sappiamo essere sempre più problematica proprio dal punto di vista delle aggressioni con armi improprie. Come dicevamo all'inizio di questo TG, grazie a tutti voi che ci avete seguito quest'anno. Abbiamo tutti grandi speranze per il 2021, ma soprattutto grazie all'impegno quotidiano dei nostri quadri sindacali, alla fiducia dei nostri iscritti e ai tantissimi colleghi che continuano a guardare FSP Polizia come un punto di riferimento nel panorama sindacale della Polizia di Stato. Grazie al nostro segretario generale per l'impegno quotidiano e a tutta la segreteria nazionale per il supporto che dà alle strutture provinciali e regionali nelle quotidiane battaglie per i diritti dei poliziotti. Ma grazie soprattutto a tutti voi che anche per questo 2020 ci avete seguito numerosi ogni settimana per questo TG. Grazie e ancora auguri da parte mia, della redazione e ovviamente dell'Ufficio Media e Comunicazione dell'FSP Polizia di Stato.